Ancora un carissimo benvenuto sul canale di Gianni, canale di tutorial per pianoforte di musica italiana e non solo. Oggi vi porto nel 1968, quando fu pubblicata questa bellissima canzone che poi rimane un classico della musica italiana, portata al successo dalla splendida voce di Massimo Ranieri. La canzone si chiama Rose Rosse, una canzone che fu scritta al testo da Giancarlo Bigazzi e alla musica da Totò Savio e Enrico Polito, un trio di compositori e di autori che abbiamo già visto in parecchi successi di Massimo Ranieri, come Se bruciasse la città o Erba di casa mia. E vi lascio qui a sinistra il link per poter accedere ai vari tutorial e cover che ho già fatto in passato. Cerco di accontentare le richieste di tutorial o di canzoni da eseguire che mi arrivano su Instagram o via mail o nei commenti di YouTube, soprattutto se le canzoni sono canzoni di successo e per le quali non esiste ancora un tutorial ben fatto. Partiamo subito con la canzone. Come avete visto nella parte introduttiva del video, ho eseguito la canzone in versione dimostrativa. Ora la vedremo nelle varie tecniche esecutive, spiegandolo in maniera un po' più facile rispetto a come l'ho suonata all'inizio del video. La canzone è in tonalità di Fa maggiore, quindi ho mantenuto la tonalità originale. Essendo Fa maggiore, avremo in chiave il Si bemolle. Partiamo dalla introduzione. L'introduzione gira su due accordi: Fa maggiore, Si bemolle maggiore. Nel fare questo, la parte melodica dell'introduzione la possiamo eseguire con pollice e mignolo sulle due ottave, eseguendo questa melodia. In questo modo, simulando un po' quello che è il vibrato degli strumenti a corda, come per esempio chitarre o mandolini. Questo ci serve anche per dare un po' più di profondità all'esecuzione, perché la mano sinistra dovrà fare un lavoro molto importante e vedremo tra poco quale. Quindi ripetiamo: accordo di Fa maggiore, accordo di Si bemolle maggiore e torno in Fa maggiore. Ora, prima di iniziare a studiare la melodia, dovremo innanzitutto capire la ritmica di questa canzone, come accompagnarci da un punto di vista di ritmica, di arrangiamento. Lo style o il tempo che viene eseguito nella canzone originale è uno style che si avvicina molto a quello che è un ritmo di Begin. Sostanzialmente, quindi, avremo una struttura di questo tipo. Potremo arricchirla, potremo renderla più facile, però questo è il tempo che dovremo eseguire. Quindi è come se, vedete il basso, questo è il tempo che dovremo seguire. Poi, come arricchire l'accordo durante questa progressione, è chiaro, questo fa molta differenza da un punto di vista di dinamica, da un punto di vista di arricchimento proprio dell'arrangiamento. Però anche se volessimo eseguire una versione molto facile, molto basilare della canzone, come all'inizio dovremmo fare, dovremmo tenere questo tempo. Quindi mi appoggio con il centro tonale, che in questo caso è di Fa, e gioco con la sua dominante, il Do, e riprendo il Fa sull'ottava più alta. Fa, Do, Fa, Do, Fa. Vediamo adesso come suona la melodia su questo tipo di semplicissimo arrangiamento. Vedete? Molto basilare, però questo ci serve per mantenere il tempo, per poi progredire nella completezza dell'arrangiamento. Quindi abbiamo, ho mantenuto la stessa tecnica, quindi accordo di Fa, accordo di Si bemolle,
accordo di Do. Ora, un'altra variante che potremmo utilizzare è sostituire il Fa dell'ottava più alta con una nota leggermente più alta, quindi mi porto sulla terza, sul La, per dare più ampiezza al mio arrangiamento, quindi suonando. In questo modo quindi riesco già ad aprire la mano per poter passare poi al passo successivo. Spiegata questa tecnica basilare, che poi potrete eseguire sulla melodia, sul ritornello, utilizzando quindi solo tre note con la mano sinistra, ora passiamo a una parte un po' più complessa, più articolata, dove potremo, sempre mantenendo lo stesso ritmo, lo stesso groove, sostituire questa mano sinistra in questo modo. Vedete? Do la nota di basso e parto subito con l'accordo con tre o addirittura quattro note a seconda della posizione della mia mano destra. Quindi il movimento non è più solo fa, do, fa, do, fa, è. Quindi avete ora tutte le alternative basilari possibili per poter accompagnare con la mano sinistra questa canzone. Ora io la spiegherò in una maniera un po' più articolata, in modo da completare l'arrangiamento con la mia mano destra quando il motivo non viene suonato, come sempre avete visto, armonizzando mano destra e mano sinistra. Quindi ripartiamo con l'introduzione. Gli accordi sono semplici: Fa maggiore, Si bemolle, Do, Fa. È chiaro che qui ho completato tutta la mia parte di arricchimento dell'arrangiamento utilizzando la mia mano destra nei momenti di vuoto e alternando, come avete visto nelle varie fasi, sia la tecnica dove utilizzavo il basso con pedale accordo, sia la parte dove in un certo punto ho suonato, come spiegavo all'inizio, perché le mani sono strette in questo momento, quindi non posso passare qui, sto armonizzando con la mano destra questo accordo di Fa. Vedete la tecnica che ho spiegato prima, utilizzando la decima, Fa, Do, La. Quindi accordi di Fa, Si bemolle, Do, Fa. Di nuovo Si bemolle, Do, Fa. Fa, Si, Do, Fa, Si, Do. Partiamo adesso con la parte della melodia iniziale. Sto utilizzando di nuovo la stessa tecnica, basso, questo è il giusto compromesso tra una tecnica troppo facile e una troppo avanzata, quindi questo tipo di arrangiamento sicuramente risulta molto efficace. Attenzione, adesso ho cambiato l'accordo, vedete? Ho utilizzato un Fa con la settima maggiore, quindi non è più Fa, Do, Fa, ma è Fa, Do, Mi. Seguito da un Sol minore con la sua settima.
settima. E ritorno in Fa. Di nuovo. Fa settima maggiore. E ora accordo di Si bemolle. Attenzione, sulla melodia ci sono dei passaggi dove il Si è un Si naturale, quindi non è. Quindi anche qui, dopo il Si bemolle, ritorno in Fa maggiore. Chiudo il giro con l'accordo di Do settima, Fa. È chiaro che poi, se volessimo ancora di più arricchire l'arrangiamento, cosa che ho fatto nella parte iniziale del video, ci sono quegli intermezzi che sul brano originale vengono suonati soprattutto dagli archi, tra un passaggio e l'altro della voce. Ad esempio, questi sono tutti i passaggi che chiaramente non sto qui a spiegarvi, perché risultano anche frutto di ore di ascolto del brano per poter poi provare la giusta combinazione. Soffermiamoci qui nel tutorial sulla parte melodica, sulla parte dell'arrangiamento, sulla parte degli accordi e sulla linea chiave della voce. Poi, se volete esercitarvi, come al solito, potete vedere benissimo nella parte iniziale del video o durante questo tutorial quali sono le note che compongo per poter arricchire questa melodia. Veniamo al ritornello. Quindi suono questo Re, Fa, Re, Fa. Sto suonando, quindi sostanzialmente è un Fa maggiore, con questo Re diventa un Fa con una sua tredicesima, però prendiamo accordo di Fa maggiore. Accordo di Si bemolle. Passo di nuovo dal Do maggiore settima. E di nuovo in Fa. Come nella introduzione, alterno quindi accordo di Fa, Si bemolle, Do, Fa, Si bemolle, Do. Quindi questo tipo di sequenza di accordi è esattamente la stessa che abbiamo visto nella parte introduttiva. La canzone si ripete per una seconda volta in tutta la sua strofa, in tutto il suo ritornello, e appunto finisce con questo. Il tutorial è finito, è chiaro che qui dovremo alternare non tanto la complessità degli accordi, che sostanzialmente sono tre accordi con una variante sul Fa che diventa Fa settima maggiore, ma la ritmica è molto importante per dare dinamicità alla vostra performance sul pianoforte. Non avendo a disposizione altri strumenti, dovremo dare quel senso di pienezza dell'arrangiamento. È chiaro che se vi accompagnate poi con la voce diventa tutto leggermente più facile, utilizzeremo la mano destra solo per completare la ritmica dell'arrangiamento, quindi potremo eseguire un tipo di style di questo tipo. Vedete, la mano sinistra a questo punto diventa più libera e meno sottoposta a questo tipo di salti o variazioni, suonando sostanzialmente il basso, suonando Fa, Do, quindi la tonalità principale con la sua dominante, e tutta la parte ritmica la lasciamo suonare alla mano destra.
questa è una valida alternativa se chiaramente ci accompagniamo con la voce o se lasciamo che la melodia venga suonata da un altro strumento. Ma come sempre sul mio canale vedrete i tutorial nella loro completezza da un punto di vista di esecuzione, quindi non solo gli accordi ma come dovremo suonare la melodia sugli accordi senza lasciare troppi vuoti armonici, senza lasciare troppo vuoto strumentale, in modo da rendere la nostra performance al pianoforte di tutto rispetto. Vi aspetto al nuovo video, al nuovo tutorial o a una nuova cover, sempre sul canale di Gianni. Un abbraccio a tutti. Ciao!